La gran parte delle regioni italiane ha le prese con lo sblocco dei crediti fiscali legati alle ristrutturazioni edilizie e al cosiddetto superbonus. Basilicata, Lazio e Liguria stanno votando con consenso unanime proposte di legge che hanno l'obiettivo di coinvolgere le partecipate delle regioni all'interno dello schema disegnato dal decreto cessioni approvato dal governo nazionale durante lo scorso mese di febbraio. Uno schema che impedisce di vendere i crediti all'interno della stessa pubblica amministrazione e che le regioni stanno provando ad aggirare coinvolgendo soggetti non considerati facenti parte della pubblica amministrazione. Lo scrive il gruppo del PD alla Regione, anche la Regione Calabria, spiega il capogruppo Mimmo Bevacqua, si sta muovendo sul solco tracciato dalle altre regioni con una proposta di legge praticamente identica a quella già presentata dalla Lega in Liguria, che è attualmente in discussione nella quarta commissione consiliare. Si tratta di un percorso che anche nelle altre regioni è stato condiviso da tutte le forze politiche e che pure in Calabria potrebbe avere lo stesso consenso. Rete Ferroviaria Italiana, capofila del polo infrastrutture del gruppo FS, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la velocizzazione mediante rettifiche di tracciato della tratta Lamezia Terme-Settigiano e l'elettrificazione della tratta Lamezia Terme-Catanzaro-Lido. La gara ha un valore di circa 165,5 milioni di euro, finanziati in parte con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo riferisce un comunicato delle Ferrovie dello Stato. I lavori, si aggiunge, consistono nella velocizzazione a 140 km l'ora della tratta Lamezia Terme-Settigiano. L'intervento comprende inoltre l'elettrificazione dell'intera linea Lamezia Terme Catanzaro Lido. Gli interventi, in sinergia con altri progetti in programma, consentiranno di migliorare l'offerta del trasporto ferroviario attraverso la riduzione dei tempi di percorrenza, l'incremento della regolarità della circolazione ferroviaria e lo sviluppo di ulteriori servizi. Sabato 14 e domenica 15 ottobre anche la Calabria parteciperà alle giornate nazionali della campagna Io non rischio, buone pratiche di protezione civile. Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre i rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi, i volontari di protezione civile invitano la popolazione a partecipare agli appuntamenti nelle piazze presenti nelle diverse città. La 2 giorni che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile porterà i volontari di Protezione Civile ad animare punti informativi in tutta la regione, in oltre 100 piazze, dalle grandi città ai piccoli comuni, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. È un appuntamento importante a cui la Regione Calabria partecipa ogni anno. Le nostre volontarie e i nostri volontari scenderanno nelle piazze per informare i cittadini sui rischi a cui è esposto il territorio in cui vivono e per illustrare i buoni comportamenti da mettere in pratica per prevenire eventi Molto avversi o intenso, mitigarne gli ed è effetti, importante ha perché già affermato nella fase Domenico preparatoria Costarella, stiamo lavorando dirigente con i sindaci, generale con le del comunità, Dipartimento per cercare regionale di di far capire loro Protezione civile. l'importanza della consapevolezza del rischio.